sempre più piccoli comuni hanno bisogno dell'affiancamento, delle strutture, della capacità, anche della competenza che Anci Premonte esprime attraverso i suoi amministratori. Credo che in questi mesi, in questi ultimi mesi, in questi due anni di presidenza Ballarè, questo sia stato fatto bene. Noi vorremmo anche nella prossima consigliatura che nascerà a seguito del congresso che verrà indetto prossimamente nei prossimi mesi, vorremmo mantenere questo impegno con i piccoli comuni, vorremmo mantenere questo impegno politico di Anci Piemonte, che non è solo un sindacato ma è anche davvero un aiuto ai piccoli comuni, ci deve essere concreto. Anche perché ci sono fondi europei da attrarre sul territorio e da utilizzare al meglio. Beh, noi abbiamo immaginato un percorso, lo stiamo costruendo d'intesa con la città metropolitana di Torino, gli uffici della città metropolitana sono a disposizione, lo saranno sempre di più, e questa sinergia con Anci non può che far bene sia alla città metropolitana in quanto ente, sia ai comuni che sono parte della città metropolitana e che possono usufruire di queste competenze tecniche e politiche della città metropolitana, ma l'idea di Anci Piemonte è quella di metterle a disposizione anche delle altre centinaia di comuni piccoli, medi, dell'intera regione Piemonte, che in qualche modo potranno ovviamente usufruirne, e quindi noi stiamo lavorando in questa direzione.